Ciao, gli avevo promesso una ricetta golosa golosa da leccarsi le orecchie ed ecco il budinone al cioccolato, morbido morbido però corposo, bello ricco, saporito, è un piacere per tutti. E allora vi spiego come si fa, velocissimo, è una ricetta fresca, pronta, straordinaria, in 3 minuti a dire tanto. Allora, latte di mandorla, in questo caso è una mandorla non tostata e non dolcificata. Poi qua faccio un composto di amido di mais, cacao in polvere, cioccolato grattugiato e zucchero. E metto tutto giù. Mescolo subito bene. Perché ho mescolato prima? Per evitare che si formassero i grumi, perché se si formano i grumi di amido di mais, vi ricordate, si era detto, si cuoce nella parte esterna e rimane crudo nella parte interna e quindi si formano tutti i grumi. Allora io ora porto a cottura, il pentolino è un pentolino vintage, è il pentolino della mia suocera e quindi questo sono riuscita a prenderglielo perché mi piaceva moltissimo, una frustina di quelle semplici semplici che fa comodo per quando dobbiamo mescolare una cosa che non prende tanto tanto posto. E allora a tutto fuoco, facendo attenzione a quando si forma inizialmente la base, quando comincia sul fondo a addensarsi. Quindi pronti anche con la spatolina per verificare quando si forma sul fondo, quando comincia a addensarsi. Ecco, già comincia, quindi nel momento in cui comincia a addensarsi, abbassare la fiamma. Vedete, comincia a addensarsi. Quindi si abbassa la fiamma. Il cioccolato fondente, io ho utilizzato un fondente bio al 70%. Il cioccolato, così come il cacao, così come l'amido di mais, così come il latte di mandorla, devono avere tutti la scritta senza glutine in etichetta, altrimenti non sono idonei per celiaci. Questo dolcettino è un dolcettino carino perché si fa veramente in pochissimo tempo, ma quello che ha di bello è che è senza latte, perché c'è il latte di mandorla, ritorno un attimo con la frustina, è senza uova. Si può fare con il succo d'arancio invece con il latte di mandorla, si può fare con acqua per chi volesse gustare appieno il gusto del cioccolato e del cacao, si può fare con il latte per chi vuole utilizzare il latte e ecco qua, il budinone è già belle che pronto. Si spenge e si versa negli stampini. Allora, tolgo questo così si può vedere bene. Poi si batte in modo che si appiattisca un po', se ne prende un altro perché ne vengono due con questa dose. Volete sapere le dosi? Allora, per 120, questo è già bello pieno, per 120 grammi di liquido, quindi di latte di mandorla, di succo di arancia, di caffè leggero, ci vogliono. Qua togliamolo di mezzo, ci vogliono 15 grammi di zucchero, 5 grammi di cacao, 20 grammi di cioccolato fondente al 70% e 12 grammi di amido. Diminuendo l'amido di mais si può ottenere un composto più morbido che è come cioccolata calda. Questa ve la vendo così, ve la regalo così. Una gran bontà che quindi va bene per chi è celiaco, per chi è allergico al latte, per chi è allergico alle uova. Non va bene per chi è allergico al nickel, perché qui c'è latte di mandorla, frutta secca, il cioccolato, che l'ingrediente contiene più nickel in assoluto, per cui questo è un no, no, no. Infatti avete visto che io non l'ho assaggiata, però è una cosa buonissima che voi vi mettete in frigo, mi raccomando, per non più di un paio di giorni, ma tanto non dura, perché se no c'è il rischio che vi ricordate l'amido di mais. L'amido di mais è ricco di amilosio e l'amilosio in frigorifero dopo un po' rilascia l'acqua, quindi comincia a separarsi, a fare una cosa meglio evitare. Quindi pronti? Fatemi sapere se la fate e fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao! Mettete mi piace alla pagina della Maga Merletta su Facebook, su Instagram e su YouTube. Mi raccomando, ciao ciao!